Siamo con la presidente dell'associazione di Santa Rita, Carmela Basile. Quante socie sono? Diciamo che le socie iscritte sono un 500, però ogni anno ne vediamo un po' di meno. Le devote sono tantissime, sono un numero infinite di devote e devoti. Pure io sono un E certo, devoto. siamo tutti devoti sin da bambini. È la santa dei miracoli impossibili. Impossibili, non solo. Chiediamo un miracolo non impossibile, ma possibile, quello del Covid. Siete d'accordo? Assolutamente sì, e non solo per il Covid, E anche anche perché. per tutti questi bambini che stanno morendo in Islam, per tutte le persone che soffrono in questo momento, le madri che non riescono a portare avanti una famiglia, un piatto a tavola. Santa Rita ci deve trasmettere il dono della grande fede e dell'amore per gli altri, perché lei è stata una donna eccezionale. E quest'anno, senza processione, come lo vivete voi? È un secondo anno senza processione perché anche l'anno scorso. E la processione è importante perché la città vive a pieno poi questa devozione per la santa, però purtroppo non è possibile. Speriamo l'anno prossimo di riuscire a fare anche la processione, ecco. Perché state qua? Oggi perché festeggiamo la santa, perché la nostra parrocchia è in festa. E poi c'è sempre qualche socia che viene a rinnovare l'adesione. Vengono a fare delle Vengono a beneficenze. fare anche delle beneficenze, insomma, le aspettiamo e siamo qua per E accoglierla. Quindi, fino a che ora state? accoglierle. Allora, sì, fino a stasera la messa della sera. Vogliamo fare un appello? Che appello vogliamo dare alla città? Ricordarsi che oggi è Santa Rita, la santa delle impossibilità che possono essere realizzate, quindi un momento di preghiera importantissimo, che la preghiera ci collega direttamente al Signore, quindi cosa più bella di questa? Ok.